Ora l'omicidio di Chieti Scalo, è in corso l'autopsia sul corpo della 39enne trovato in una pozza di sangue davanti a un locale nei pressi della zona universitaria, ha fermato un suo amico accusato di omicidio volontario, Berardo Aurini. Al dolore profondo per l'accaduto si aggiunge l'incredulità man mano che emergono nuovi particolari sull'uccisione di Fausto Di Marco. Il ragazzo fermato dalla polizia, che deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario, era a quanto pare un suo amico. Condividevano la passione per la musica, sedevano allo stesso tavolo. Poi qualcosa di improvviso e incontrollabile si sarebbe scatenato nel 24enne, giovane padre di due figli, che avrebbe ammesso la lite ma non il delitto. Quello che è certo è che il colpo fatale, inferto probabilmente con un coccio di bottiglia, è stato sferrato al culmine di un alterco causato da motivi che definire futili e dire poco. Una parola sbagliata, forse un complimento non gradito a una ragazza, comunque nulla di più. Si diceva dell'incredulità che regna dove Di Marco viveva e nei luoghi che frequentava, nel quartiere Filippone, dove abitano tutti i suoi parenti, e nella zona di Porta Pescara, dove si intratteneva con gli amici e spesso si esibiva con la sua chitarra. I commenti sono unanimi: era un bravo ragazzo, impensabile che sia finito così. Conoscevamo il padre, che poi il padre è morto, e veramente sono persone bravissimo, io lo conosco bene, anche lui, i cugini che abitano qua, non mi ricordo mai che hanno fatto. Lui frequentava spesso questo locale la sera, e veniva con il suo cane che gli faceva compagnia. Comunque, da come l'ho conosciuto, una bravissima persona, anche perché ci ha parlato più di una volta, insomma, e purtroppo. Secondo me è incredibile quello che è successo. Intanto i residenti del circondario di Via Pescara, dove si è consumato l'omicidio, affermano di aver segnalato più volte situazioni di violenza e di degrado, ma di essere sempre rimasti inascoltati.